Amici. Hai urlato talmente tanto che questo Overlord si è confuso e... Così confuso da quel PC. Oggi mi sentivo abbastanza voglioso di gridare al mondo il ben ritrovati a tutti amici. E finalmente, o per sfortuna, torneremo a mostrarvi uno Quello dell'altra volta è stato tipo uno speciale, una chicca che avevamo elargito per complimentare per aver resistito per un intero TVT. Stai zitto che ti è piaciuto anche a te. Scusa, molto bello, bravo. Ma questa volta questo ZVZ è solo per tutti voi bici di amici. Ma basta indugi e lascia la parola al vero esperto Zer. Ma cioè me. Alla fine ci sarà un altro TVT, tranquilli, dai. Da 40 minuti. Tanto per sostanza. Sono 26 minuti di SCV e poi di basta, fanno 5 basi solo con gli SCV. Esatto. Allora ragazzi, introduciamo i partecipanti del quizzettone. Vediamo che qui abbiamo Dark Force, l'avevamo già visto insomma un sacco di volte. Posso dirlo io l'altro? Ultimi... Posso? Sì, è qui, guarda. L'altro, non lo cassavano da una vita, è tornato e Sei un cavallo. Sono un tenore. Aveva smesso di castarlo, ragazzi, perché il caro Hydra si era trasferito in Corea per allenarsi come un maledetto, migliorando tantissimo la sua skill, che già era veramente alta. E adesso andiamo a vedere un po' che risultati ha ottenuto. Questa è una partita tratta ancora una volta da YM, insomma, i tornei più grossi che ci sono stati. Sì, dai, almeno c'è stato qualcosa di interessante ultimamente che ci ha regalato qualche buono. E vediamo che abbiamo una cosa particolare. Allora, uno fa prima la forge, l'altro intanto si espande. La forge, scusa, germinale, l'altro intanto si espande. Correggimi se sbaglio, Neri, ma tu mi hai insegnato che il primo che fa la pozza e pusha, beh, solitamente vince. Sì, ovviamente quello vale nella norma, con i comuni mortali, non alle persone dotate di 7000 è Hydra DPM, che è come Hydra, che se non rage quitta solitamente si porta a casa delle partite spettacolari. Beh, allora speriamo che rage quitti, perché poi è spettacolare per ti casta. Ricordiamo questa finestra, esatto. Ricordiamo che comunque Hydra è uno dei pochissimi non coreani che ha partecipato ai GSL, quindi è un giocatore assurdo. Ma dovrebbe portarci a regalarci una bellissima partita. Infatti, dai, giocatori come Aki, Hydra, comunque in control stesso, sebbene non sia ancora un top, sono giocatori che comunque tengono alta la bandiera occidentale anche in Orienti, che non guasta mai. Quindi onore a loro che tengono in passo con gente che se ne ha veramente tanto. Sì, perché ci sono i coreani e i non coreani. Non è che ci sono proprio. Esatto. Arimicano, ci sono coreani che sono tipo il 70% dei giocatori più forti, e poi il restante c'è qualche. Esattamente. Esatto. Tra l'altro andiamo a vedere, esatto, che c'è subito un push con 6 Zergling. Questa è una cosa che, insomma, è ovviamente, come spesso ricordato, sempre fatta. Se apri con la pozza ti fai ovviamente subito i Beneling, perché, come sempre detto da me tante volte, gli ZVZ si decidono all'ultimo Beneling. Ma abbiamo Hydra che decide di partire giustamente molto più safe, facendo solo un impalatore. Hydra sta guadagnando un vantaggio di macro veramente molto importante. Se dovesse resistere a un eventuale push dello Zag, praticamente ha vinto la partita. Non sbagli, perché questi giocatori conoscono ogni genere di tempismo, di costruzione, di tutto, quindi sanno cosa aspettarsi, sanno, guardate, sta controllando dove qui sono dietro, gli Overlord. Lì stava andando a controllare che non ci fossero dei Beneling in costruzione. Sa che, per esempio, se ti costruisci fai un rush di Beneling, non le puoi avere prima del quinto minuto, e quindi è tutto tranquillo. E adesso sta scendendo giù il secondo impalatore. Guardate, proprio poco dopo arriva il quinto minuto, arriva il push. Aia, non ha difesi da parte con gli impalatori. All'impalatore, però, c'ha anche la regina che assorbe un buon numero di danni. Attenzione con i Beneling. Ne è usciti male. No, gli è esploso per il danno. Vediamo, gli Zergling vanno immediatamente a cecchina. Quel Beneling può fare veramente un danno. Miracolo. Bellissima giocata di Hydra, che è riuscita a spostare. Quelli danni però sono veramente molesti. Quella regina adesso deve assolutamente intervenire. Due regine. Sbaglio. Occhio che di sotto arrivano altri rinforzi. Ha perso un po' di droni. Vediamo che arrivano altri rinforzi. In realtà non ne ha neanche persi così tanto. Guardate, bella mossa di trasformarsi due in Beneling, mentre gli altri vengono rimandati. Insomma, giusto, ricordiamo che fuori dal creep, cioè, non c'è visibilità e le regine sono incredibilmente lente. Diamo un'occhiata alla PM, Neryl. Sì, diamo un'occhiata alla PM. Ah no, aspetta, così. E questo... Oh, ragazzi, la PM è fuori, esatto, di ogni logica. Esatto. Vorrei anche ricordare che è diverso dalle PM. Attenzione, no! Wow! Che giocata! Peccato per Hydra, sì, che per me ce l'aveva così fatta a sputare perfettamente i droni. Sì, però adesso è praticamente senza rifornimenti. Però, cioè, almeno, una base esatto, in più. Quindi, cioè, doppio giro di larve. Esatto. Possiamo andare anche Talincom, Nere, se sì, non ti metto troppo. Volevo vedere 11 lavoratori uccisi da parte di Dark Force. E non è di certo poco. No,
che timing sbagliato, guardate ragazzi, che appena troppe ragioni non poteva salire. Esatto, no, non so se aveva visto che li aveva spostati, perché forse sarebbe immediatamente esatto, salito, corso dentro. Esatto, qua intanto adesso il muro si incomincia a rafforzare, due impalatori. Non può più fare niente. Esatto, due impalatori. Scusa, lei se non mi troppo in difficoltà, possiamo vedere le income dei due giocatori? Sì, andiamo a vederle immediatamente le entrate, vediamo. No, sono che... molto più alte quelli di Dark Force. Sì, per forza, perché con 11 lavoratori uccisi, nonostante il divario di espansione. Esatto, dell'espansione. Notare la finezza, ragazzi. Dark Force ha fiutato la debolezza di Hydra, cioè stava favorendo la sua economia espandendosi, non il suo esercito producendo unità, e ha addirittura ha colpito Hydra proprio in quel punto, limitandolo nella costruzione dei droni, ma soprattutto anche nel giro delle larve, perché per obbligare a procedere le difese ha dovuto produrre esatto. degli altri droni, fondamentale. E tra l'altro questa è una cosa che può valere anche se non siete degli zerg contro uno zerg, perché per esempio un push di due zeloti velocissimo costringe lo zerg a smettere di dronare, a farsi un mucchio di zergling o a farsi dell'impalatore. Esatto, comunque delle cose che vanno bene. Tanto guardiamo che le due basi stanno finalmente ripagando, guardate il divario si sta tutte le volte assottigliando. La doppia base si fa sentire, si per fa uno sentire. Zerg, due giri di là. Esatto, e tra l'altro tre regine, ovviamente una anche per spargere un po' di cacchina in giro. Tanto qua arriva uno scout da parte, bellissimo, sempre tenere un Beneling qui sopra ragazzi, proprio per evitare queste cose. Adesso Hydra non ha la minima idea di quello che succede. Guardate, cosa consiglieresti ad Hydra adesso? Personalmente di non rage un vermefindus. Vermefindus, no, guarda, solitamente dopo queste cose si tende a vedere una giocata zerg molto bella, di quelle che piace veramente tanto a me, cioè blatte contro blatte con l'aiuto degli infestor o dei patriarchi o addirittura a volte delle hydralisk, insomma a seconda di quello che fa l'altro, e uno dei due forse potrebbe andare anche di Mutalisk, forzando appunto l'altro a fare le... lui si sta facendo due gas, quindi potrebbe essere il candidato adatto, gas con questi, sì, esatto, il candidato adatto a farsi le muta. Guardiamo di nuovo un'occhiata ai droni, guardate, sono veramente a pari meri, sono quasi pari. Qua intanto ci sono gli zerg, no, comunque meno frenesia da parte degli zerg, non c'è tanta espansione degli ZVZ, o sbaglio? No, è non meno sbaglio, importante soprattutto, giusto? Perché è molto più difficile da difendere all'inizio. La cosa più importante è saturare immediatamente le due basi e difendersi, e soprattutto incominciare a produrre delle unità insomma resistenti, tipo magari la blatta. Oh, attenzione, guardate, come avevo detto giustamente, si sta facendo il pinnacolo, quindi vedremo quando Hydra, che ricordiamo ancora non ha non una sa cipola, veramente niente, infatti mette giù il bene in nest, no, in scusa momento. Neryl, ma non varrebbe la pena di sacrificare un overlord per sapere dunque contro, il suo... contro gli zerg non si usa questa cosa, perché tanto c'è una regina almeno in ogni base, quindi l'overlord non riuscirebbe non a entrare, perché una regina ha veramente tanto range, e ovviamente con lo unit control di cui sono dotati questi giocatori conviene mandare uno zergling, perché come potete vedere non ci arriva uno zergling, un mio zergling è veloce quanto un tuo zergling, quindi se io riesco a metterlo anche solo mezzo centimetro davanti al tuo, tu non lo potrai mai colpirlo, capito? Questo giretto è per controllare la terza espansione. Sì, il map control ci è veramente fondamentale negli ZDZ, esatto, ragazzi, che c'è ovviamente l'overlord sulla terza vicino anche alla mia, anche perché Dark Force deve sapere se deve espandersi immediatamente per colmare il gap che prenderebbe con Hydra in caso si prendesse una terza espansione, giusto? Esattamente, tanto vediamo che qui con l'utilizzo di un custode, senza ovviamente la necessità di ucciderlo, ha scoutato che c'era il lair, ma non ha scoutato, bellissimo posizionamento di la pinna, esatto, il pinnacolo, bellissimo posizionamento di Hydra. E qui guardate che tocco di classe, per salvare il drone l'ha fatto diventare assimilatore. Esatto, un assimilatore, perdendo solo 20 minerali, scusate, 7, quanto fa? 6 per 2, 12 minerali. 12 minerali invece che 50, una bella scelta. Qui ovviamente i Beneling sono fatti, prima Marco Bruno l'aveva chiesto. È veramente un mirror match, comunque sì, guardate, sono tutti e due la terza espansione nel momento esatto. Oh, attenzione, qui ci sono degli zerghi, il Beneling serve solamente per questo motivo, per cercare di mandarlo via, e ovviamente deve essere il giocatore zerg bravo a non sprecare un Beneling contro un solo zergling. Perché no? Ma comunque la terza qua, intanto APM alle stelle, cioè... Diamoci un'occhiata. No, aspetta, perché c'è quello nuovo, volevo vedere. E ovviamente, essendo la nuova shortcut, eccolo qua. Abbiamo tempo, non scendono mai. 190, esatto, ragazzi. Non scendono mai, hanno una media di 190 di APM. Praticamente, cliccano su... di spam di tasti. Esatto. E con una coerenza, perché potremmo farlo anche noi, cari amici, 190 di APM. Esatto. Solo senza un motivo logico. Arrivano innanzitutto le muta, che sono state
scoutate, visto che Hydra si sta facendo giù un lanciaspore. E ovviamente ha cecchinato i Beneling. Muta contro muta, però ma ne qua di c'è meno. Anche, esatto, però c'è anche la regina che è stata spappolata in un secondo. E a questo punto se ne possono andare. Ricordate che le muta hanno lo splash damage, quindi tenerle tutte unite insieme. Attenzione, qua c'è un Rambai di Zergling che viene non riesce a essere fermato da quegli impalatori. Qua intanto Dark Floor sta giocando veramente bene. Sì, anche proprio è andato a mettere gli Zergling lì nel mezzo. Sì, infatti sta facendo una partita della Madonna. Ecco, sono Hydra è riuscito a tornare su. Ovviamente il macro Hatchery, che è fondamentale quando si fa una giocata basata sugli Zergling. E anche sulle mutaliste. E a questo punto, attenzione, perché lo stesso vale. Ma ne ha veramente poche. Sì. Come cavolo quello, fa adesso? Quello che vale per gli Zergling vale anche per. Oh, bellissimo, guardate, mettegli gli Zergling sotto per intercettare lo splash damage. Esatto, tocco di clash. Per prendere dello splash damage in modo che le sue muta durino più, però ovviamente ne ha molte di meno. E non mi sembra che siano potenziate. Quindi, chiaramente. Attenzione, ha avuto un rinforzo. Anche perché sono arrivati rinforzi. Esatto. Quindi Dark Force ha perso tutte le muta. Da elogiare. Problema, visto che aveva praticamente fatto solo quello. Veramente, da elogiare che la giocata di Hydra comunque attenzione, è basata. Attenzione, ci sono i Bening da tenere sempre in considerazione. Quello che bisogna sempre capire: che bastano due Beneling, anche potenzialmente uno, per far fuori tutti gli Zergling. Tutti no, ma quasi. Che insomma, tutti quelli che lo circondano. Quindi ci siamo. Continui Rambai. È una faticata veramente faticosa da seguire. Attenzione, qui abbiamo di nuovo muta contro muta. Attenzione, qui Hydra ha un vantaggio numerico. Esatto, però c'è lo stesso discorso di prima. No, quelli sono Rambai. Ragazzi, sì. Questa partita è veramente entusiasmante. Qua, Zergling ecco. Contro Zergling, muta contro muta. Sì, intanto, diamo un'occhiata ai lavoratori uccisi. Intanto di voi siamo già a 20. 20 a qua, 0. Esatto, continuano a morire. Qui continuano a morire. Attenzione, wow! Non ci credo. Li ha persi tutti. E questo è veramente un problema. Anche perché perde sta perdendo anche l'espansione. Sì, esattamente. E soprattutto qui sono morti tutti i lavoratori che c'erano. Quindi grandissima giocata da parte di Dark Force. Vorrei ricordare che qui ci sono ancora 4 Zergling che probabilmente stanno aspettando solo che questa base ritorni a essere un po' più operativa. Qui un Beneling che viene insomma graziato dalle muta. E meglio è per una lui, partita direi. Veramente tirata. Insomma, non si sta decidendo all'ultimo Beneling poi, però, finalmente. Secondo me però Hydra ha subito molte più perdite all'interno della sua economia. È stato tenuto sotto pressione sin dall'inizio. Veramente. Cioè Dark Force sta facendo una partita assurda, mi piace tantissimo come sta giocando. Hydra, secondo me, sebbene sia un fenomeno, lo vedo veramente in grande difficoltà. Attenzione, ancora muta contro sì. Muta. Attenzione, tra l'altro, ricordiamo, sono praticamente 10 a 10, ecco, in questo momento è arrivata la 10, quindi hanno lo stesso numero di muta. E Hydra li ha già potenziate più uno nello scudo, ovviamente, per ridurre lo splash damage, mentre Dark Force continua imperterrito a sfruttare gli Zergling in maniera geniale. Occhio che adesso arriva con push interno e potrebbe perdere ulteriori droni. Occhio, la regina è fondamentale. Sì, però c'è il lanciaspore, può tenere esatto alla bada finché non vengono le altre mute. Tanto dal basso, guardate la minimappa, arrivano un altro Rambai che viene intercettato. Però se lo aspettava Hydra, esatto. Le ha perso tutte le mute. Sì, infatti questa è una cosa che è molto ho particolare. Ho giocato la renda questa di Dark Force, non puoi perdere così tutte le tue unità. È perché lo buttate via due volte. Sì, ricordiamo che le muta sono delle unità molto più costose della rispetto agli Zergling, alle Blatte, ma le prende nelle vive. Attenti, esattamente, però veramente che giocata, ragazzi, vanno da tutte le parti, però ricordiamo che lui ha la terza base non quasi saturata, esatto, non quasi. Completamente, ma lui non ce l'ha, soprattutto per questo continuo flanking e sta provando a prendersi una quarta. Questo è un sacrosanto push di Hydra, giustamente adesso deve chiamare anche lui un po' l'azione, deve tenere anche lui sotto scacco Dark Force. E anche perché il giocatore ha molte più europeo. Scusate, un po' vago. Ha molte più, se non sbaglio, è tedesco. Ah, grazie. Ha molte più muta Hydra. E ricordiamo che ricordiamo che però Dark Force sta finendo di potenziare l'attacco. E quindi probabilmente sta cercando di difendersi fino a quello. Qua abbiamo l'ennesimo Rambai. Ma Dark Force lo sta facendo veramente impazzire. Il Rage Quit sarebbe quasi sacrosanto in questo caso. Sta veramente resistendo benissimo. Però soprattutto lo sta forzando a stare lontano dalla base di Dark Force finché non finisce appunto l'attacco di livello 1. Guardate quante mute sta facendo, ne ha quasi 20 contro 14, ragazzi. Non è di certo una cosa. Qui continuano a mandare, guarda, una alla volta. Insopportabile. Esatto, per cercare di tirarlo via. Che un trappolone. No, è riuscito a mandare perché non so se l'ho finito di dire prima. Ovviamente le mute hanno la stessa velocità. Quindi anche in quel caso, se una scappa, l'altra non tutto la può chiaro. Raggiungere. Come andiamo a potenziamenti? Chi ha le muta più forti? Per il momento ce l'ha 1-1 contro Hydra, che invece è 1-0. Se non sbaglio. E tra l'altro, sta ricercando anche Dark Force il potenziamento 2 del Carapace. E sacrosanto che per limitare danno
Flash. Sì, esattamente. Quindi sono veramente tantissime muta. E in più Dark Force anche può trovare supply bloccato. Stanno a vedere una cosa del genere durante uno ZVZ. E attenzione, ha perso quell'overlord, esatto. Ha perso un overlord e non aiuta proprio. Mai esatto. E attenzione perché lo psi di Hydra è anche clamorosamente più alto, 143-123. Può essere veramente una cosa fondamentale, anche perché Hydra ha meno droni rispetto a Dark Force. Esatto. Infatti ha molti più Zergling, come possiamo vedere al di qui. Hanno lo stesso numero di droni e però ha una regina in meno. Insomma, un'unità di qua, unità di là. E insomma, ti viene che hai lo Psy un po' più alto. Psy si chiama così anche per gli Zerg. Sei sicuro che non sia quello solo per i Protoss? Maledetto Protoss, che non sei altro. Io lo chiamo come lo so. Non so se voi Zerg avete dei nomi diversi rispetto agli altri. Quelle sono veramente tante muta. Numero di schifo. Sto solo aspettando. Anche lui sta aspettando probabilmente il tempismo, cioè che finisca il potenziamento. E se attacca quando è finito il più uno, forse riesce a prenderle che sono uguali. Lo Psy di Hydra continua ad aumentare, mentre quello di Dark Force vado abbastanza. 32 muta, signori. 32 e Hydra dice di fare l'infesto. Attenzione. Può one shottare quel lanciaspore, esatto. Pochi cavoli. Una cosa da ricordare, ragazzi, tanto qua abbiamo un base race. Oh, attenzione, li prende subito all'uscita. No. E questo è un problema. Moriranno tutti. Siamo in base race in questo momento. Allora, Hydra per me è ok, è base trade, però per me Hydra è in vantaggio perché il suo esercito è molto più molto più grosso rispetto a quello. Tra l'altro, no, Hydra se ne sta andando. Ah, sì, ok. Ha eliminato subito la camera evolutiva. I droni che vengono one shottati dallo splash damage, esatto. Tra l'altro, un miliardo di unità. E qui intanto si spostano. Attenzione che qui non è riuscito a farlo in tempo. Distrugge il pinnacolo ovviamente per evitare la punizione. No, ma lo Psy è troppo a sfavore. Abbiamo un altro. Attenzione il Belink. Di un pelo si entrava. Cambiavano le sorti della partita, secondo me. Questo vuol dire avere una PM a 7000. E questo però c'è un errore da parte di Hydra. Non ha eliminato il pinnacolo. E questo potrebbe essere un grosso. Se finisce quel potenziamento le muta avversarie. Esattamente sono molto più forte. E soprattutto le può continuare a produrle. E però attenzione perché Hydra decide di fare gli Infestor ed è una scelta sacrosanta perché guardate sono tutte così belle raggruppate, pronte a morire. Esatto, bastano tipo 4 Infestor. Una flotta di uno sciame di muta. E comincia a seguirle, lui deve essere finito il più 2, potrebbe girarsi. No, è troppo in inferiorità numerica, secondo me non ce la sente. Beh, adesso le ha separate però. Esatto. Occhio che il gap con lo Psy si è leggermente ridotto, ora è 93 contro 132. Guardate il transfuse continuo qui, però questa volta no, riesce a salvarla incredibilmente ma le facciano quelle mute, ragazzi. Sì, infatti, tra l'altro bisogna che Hydra si ricostruisca la... Ah no, forse non se lo vuole fare perché sta switchando completamente a Infestor, anche perché qui ha le basi saturate, ma ha bisogno di mettere su in più in fretta. Infatti, guardate, stanno arrivando le altre quanti muta. Droni hanno adesso i due giocatori? Ne 28 a 46. Molto cioè, adesso Hydra un vantaggio clamoroso. No, mi ha perso due così per un ingaggio sfortunatissimo. E a questo punto può anche fare la differenza. Un atto così sfortunato. Anche perché stanno uscendo tre. Non so se i due sono già usciti da prima. No, se li hai visti, sì. Però mi sa che tre sono il totale. Andiamo a vedere. Anche perché Hydra comunque ha un ridotto numero di acceri. Zio, sono stati scautati gli Infestor. No, oddio, ancora non credo. Se devo essere sincero, attenzione, vedremo un po' cosa vuole reagire. Perché vedo che sta continuando a fare delle muta, ma non può fare altro perché i droni ne ha persi. Cioè, con quelle muta, guardate 37-25. E Hydra ha una potenza economica assurda. Guardate, esatto, ragazzi. Se andiamo a vedere un attimo le entrate, come possiamo vedere, siamo a quasi il doppio. Quindi, insomma, una cosa non da poco. Qua e in più adesso, Hydra adesso presenta anche in causa naturale delle muta in faccia Dark Force, gli Infestor. La partita sembra decisa in peggio per i giocatori. Veramente, probabilmente appena arriva le vedrà. Perché vedete, tenendole così tutte raggruppate, c'è proprio un invito a notte. Basta un Infestor. Sì, un Infestor per un Terran, un Thor. E puff. Quindi i puff esplodono. Attenzione, completamente fuori posizione. Farà un mucchio di danni. Ha un bel po' di lanciaspore. Sono fatti apposta per limitarne il numero. Esatto, però sono veramente tante. Esatto, quindi praticamente li one shot anche perché sono potenziati. Sì, ma Hydra è ancora più muta. Sì, quando arriveranno, sono arrivati. Vediamo. GG. A questo punto, sì, guardate come muoiono in fretta. Rimetto un attimo le barre, ragazzi. Infatti. Esplode. Andiamo avanti perché voglio vedere che muoiono tutte quante contemporaneamente. No! Questo è un triste giorno per i TCS. Va detta però una cosa fondamentale. Io ho visto un giocatore fenomenale di nome Hydra. È stato arrasciato di continuo. Sì. Non si è fatto prendere la mano. Non ha rage quittato. E ha giocato in maniera divina. Dark Fox, secondo me, ha pagato troppi i suoi rush costanti. Perché non è riuscito ad accumulare abbastanza esercito per counterare l'avanzata di Hydra. Il GG è stato.
quasi scontata a un certo punto. Gli Aras, sebbene siano stati perfetti, non sono stati in grado di... Sì, infatti ha giocato veramente benissimo. E questo è quello che, insomma, non si vede tutti i giorni, una giocata basata sulle mutalischie, perché ovviamente, come abbiamo potuto vedere, appena sono arrivati gli Infestro, queste mute sono state completamente vanificate. Infatti c'è sempre il rischio che se l'avversario va di... del tuo counter naturale, esatto. E se tu hai fatto mass di un'unità, hai perso. Esatto, anche perché gli Infestor sono un'unità molto forte contro molte cose, soprattutto contro le unità leggere come appunto le muta, che hanno pochissima vita. E basta che tipo ti sbagli un attimo per sbaglio e le tieni raggruppate troppo tempo. E appunto questa è la fine che fanno. Però ci hanno comunque regalato una bellissima partita. Hydra si dimostra essere un giocatore assurdo. Si vede che si è allenato nella stanza dello spirito e del tempo. E ha funzionato. Insieme ai più grandi in Corea. Quindi direi proprio che ha dato i suoi frutti. Io stavo cercando un'immagine bella, ma l'unica che sono riuscito a trovare è questo. Non sono riuscito a vedere questo, come si chiama in italiano? Sputo vermiforme. Che va a colpire qualcosa. Io ho detto questo, mi auguro che la partita vi sia piaciuta, ma immagino di sì. E, insomma, è piaciuta anche da un troll, vero un troll? No. Ovviamente. No. Detto questo, noi come al solito vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, a lasciarci i vostri commenti. Sì, potremmo Facebook. Evitare piuttosto di dirlo tutte le volte, di farlo, cioè di tagliarlo da un altro video e attaccarlo. Sì, facciamo così. Allora io inquadro il vuoto, così. Esatto. Adesso c'è il problema che c'è questo, maledizione. Vabbè. Dai ragazzi, alla prossima. No, aspetta, facciamo le persone sportive. E auguriamo buona fortuna ai neonati caster dei fancast. Ah sì, è vero che ci sono dei nuovi colleghi in giro. Andateli a controllare, ragazzi. E più siamo e più ci divertiamo. E insultateli, mi raccomando. Come noi, come insultate noi. Ciao.